Bentornati nel mio canale. In questo video tutorial andremo ad usare i modelli che Photoshop rende disponibili gratuitamente per la grafica. Nel caso specifico realizzeremo un collage con 5 immagini, ma potremo realizzare locandine, calendari e tantissime altre cose. Il principio è sempre lo stesso, imparato qui potrete applicarlo a qualunque altro modello. Per creare il nostro collage di immagini andiamo ad aprire un file nuovo. Vedete qui ce ne sono tre che ho già creato io, quattro che hanno colori diversi. Vedete, questi due sono gli stessi ma con tonalità di colori diversi. Questo è con colori rossi e blu e questo è con l'omografia. Noi andremo a creare questo qui adesso. Allora, come facciamo? Possiamo andare su File, Nuovo. Oppure andare qui, crea nuovo. È la stessa cosa, si va sempre nello stesso punto. Quando siamo qui, qua sotto vedete quelli che io avevo già scaricato, nei quali c'è quello che adesso andremo a lavorare. Però vi faccio vedere dove li potete trovare. Dovete andare qui. Allora, qua in alto abbiamo salvato e vediamo quelli che io ho già scaricato. Foto e qui vediamo tanti modelli. Ce ne sono di tutti i tipi. Ad esempio, a parte i due collage, questo qua è un layout moderno per album che in questo momento non si vede, non so perché, però è un'impaginazione per un album fotografico. Qui abbiamo un effetto vintage per una foto, qua abbiamo delle cornici che si possono usare per inserire all'interno delle immagini. Qui ad esempio abbiamo 1, 2, 3, hanno più o meno tutti lo stesso principio. Sono dei modelli di cornice. Questo è inclinato, gli altri sono dritte, nei quali si può inserire una foto e questo serve ad esempio per cose pubblicitarie, se si vuole mostrare una propria immagine in un contesto. Poi sotto stampa abbiamo dei modelli che possono essere stampati, tipo biglietti da visita, tipo altre cose, c'è un po' di tutto, vedete qua addirittura modella per una felpa e magliette, c'è un po' di tutto. Poi abbiamo grafica e illustrazione e qui abbiamo delle texture, ad esempio queste sono delle texture, visualizziamo l'anteprima, sono le texture di vari colori che possono essere usate nelle immagini. Vi farò poi un tutorial per spiegarvi come funzionano queste texture qui. Qui abbiamo ad esempio altre texture mezzi toni, visualizziamo l'anteprima, vedete sono di tanti tipi, anche queste possono essere usate per rifinire delle immagini. Qui abbiamo il web, nel web abbiamo ad esempio un banner, il computer, queste due le ho già scaricate. In questa vi ho fatto un tutorial che uscirà tra qualche giorno. Per questo invece l'ho utilizzato anche a dire il vero per la miniatura di uno dei miei tutorial. È molto comodo, praticamente si scarica questa immagine e poi si inserisce la propria immagine all'interno dello schermo del computer. Questo è più o meno simile e ce ne sono tanti altri. Ci sono anche, ad esempio, dei siti web. Questo qua è un layout moderno per siti web. Qui ci sono delle immagini che si possono inserire dentro i dispositivi mobili e qui ci sono delle immagini che possono essere usate come sfondo per dei titoli di un video. Quindi ci sono moltissime cose. Adesso io torno indietro e vado su foto, il file che vado a utilizzare è questo, quindi ci clicco sopra. Nel vostro caso, se non l'avete mai scaricato, avrete scarica, nel mio caso c'è apri. Ah, una cosa che vi volevo dire è che è un layout di 1080x1080 pixel, quindi è un layout che serve soltanto per internet, non può essere stampato perché verrebbe stampato 10x10, 11x11, non di più. All'interno di questo layout che ha quella dimensione lì ci sono 9 layout per ogni collage. Ci sono 5 filtri colore per elaborarlo, ci sono degli oggetti avanzati per personalizzarlo rapidamente. Le foto mostrate nell'anteprima, queste non sono all'interno del layout, difatti vedremo che non c'è. Adesso vado su Apri e qui si presenta il primo layout che poi è quello che andrò a modificare. Allora, andando a vedere qui nei livelli, se non avete questa palette dovete andare sotto finestra e cliccare sotto livelli F7 per tirarla fuori. Io ce l'ho già ovviamente e qui ho i filtri, però dei filtri ne parlerò dopo. Invece qui abbiamo, quindi posso lasciarlo attivo o disattivato perché all'interno di filtri
E vedete, qui non c'è niente di attivo, quindi il fatto che qui siano tutti disattivati fa sì che in realtà questa cartella risulti praticamente vuota. Poi vedremo dopo come utilizzarla. Qui sotto invece abbiamo collage, apriamo anche questo e vediamo che per il momento è attivato solo il collage 1, che è questo. Se io tolgo l'occhietto qui, vedo il collage 2, che è diverso ovviamente, il 3. E così via per tutti i 9 che ci sono. Sono uno diverso dall'altro, possono essere composti come vogliamo. Qui ad esempio ci sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 foto. Quindi a seconda delle foto che volete mostrare potete utilizzarne uno o l'altro. Qui ad esempio ci sono 9 foto e questi due spazi invece che rimangono vuoti. Lo sfondo è quello sotto, quindi una volta che io ho scelto il mio collage, supponiamo che sia questo, vado a disattivare perché altrimenti vedete che si intersecano tra di loro. Lo sfondo è questo, se io ci clicco sopra, vedete, se tolgo vedo uno sfondo trasparente, se non, se lascio così lo sfondo è di colore bianco. Se voglio cambiare il colore a questo sfondo, nessun problema a farlo, praticamente vado a selezionarlo come livello, poi vado a prendere lo strumento secchiello oppure vado su modifica riempi maiuscolo F5 e tasto di scelta rapido. Io di solito uso secchiello perché mi piace di più. Scelgo secchiello, cerco il colore che mi interessa, che può essere o in questo caso ad esempio il nero, oppure vedete se io clicco qui diventa nero lo spazio tra una foto e l'altra. Se invece sono interessata a cercare un colore diverso, clicco qua sopra e vado a cercarmi il colore e quindi vado a vedere, ad esempio voglio, adesso faccio un esempio banale, voglio un colore che sia questo viola qui, confermo con ok e vedete è tornato il mio secchiello, clicco sopra ed ecco che il mio bordino è diventato viola. Adesso faccio due volte CTRL Z e torno al bordino bianco. CTRL Z serve a tornare indietro e praticamente sarebbe annulla visibilità livello o annulla ultima operazione che è stata fatta. Vedete, se io faccio maiuscolo CTRL Z, rimetto il bordo nero. Facendo annulla secchiello CTRL Z, torno ad annullare l'ultima operazione che ho fatto. Una volta che ho scelto il mio collage, seleziono tutti gli altri col tasto maiuscolo, dal primo all'ultimo, e poi li cancello, li butto direttamente nel cestino, perché non mi servono, non mi servono per questa immagine sulla quale sto lavorando. Allora, apro il collage 1, nel quale vedete che abbiamo una serie di livelli. Adesso ve lo apro più grande in modo che lo vediate bene. Abbiamo una serie di livelli, abbiamo la tua immagine e questa riguarda questa immagine qui. La tua immagine qui sono tutte uguali, vedete la tua immagine, però una riguarda questa, il secondo riguarda questa, poi il terzo quella centrale, poi il quarto laterale e la quinta questa. In questo momento è selezionata questa immagine qui. Vedete che la selezione è su questa immagine. Io mi sposto o da qui con lo strumento sposta, quindi cliccando su via o cliccando lì, mi sposto sulla prima, vedete che cliccando qui si è selezionata questa immagine e faccio un doppio clic. Perché faccio un doppio clic? Perché questi sono oggetti avanzati ed essendo oggetti avanzati sono in realtà degli oggetti esterni portati qua dentro. Se io faccio un doppio clic vado ad aprire l'oggetto esterno. Doppio clic e vedete che mi sono ritrovata un'altra immagine, quella che avevo prima e questa è quella che si è aperta dopo aver fatto doppio clic sull'oggetto avanzato e qui posso aggiungere la mia prima immagine. Come faccio ad aggiungerla? Vado sotto Bridge, seleziono l'immagine che mi interessa, vado su Posiziona in Photoshop. L'immagine è stata inserita ma è all'interno del mio livello, io la devo portare fuori, vedete ho usato queste maniglie e poi la sposto dove ritengo che sia più opportuno metterla. Confermo con la spunta qua in alto e poi posso ancora muoverla all'interno, vedete posso ancora decidere se l'immagine la preferisco più a destra o più a sinistra. L'importante è che io la mantenga all'interno di questo quadrato. Per riportare questo file qui aperto all'interno del mio senza titolo, che è questo, devo semplicemente chiuderlo. Chiudo, salvo, ok. L'immagine si chiude e vedete che l'altra immagine contiene anche questa foto. Faccio la stessa cosa con questa immagine
qui, quella centrale, e vado qui su Bridge, seleziono questa immagine che mi interessa, faccio un doppio clic, però mentre prima era un file PSD, quello che ho inserito lì dentro, questo è un file RAW. Per cui facendo doppio clic si apre Camera RAW, io non faccio nulla perché l'avevo già elaborata in passato, quindi faccio semplicemente apri, si posiziona qui. Ma che cosa ho fatto? Ho dimenticato di aprire questo, non l'ho aperto, per cui devo fare doppio clic, lo apro. Allora, a questo punto io ho il mio modello con le 5 foto di cui una è già inserita. La foto che devo inserire nella parte centrale e il file che ho appena aperto che era un oggetto avanzato. Come faccio a inserire questa foto che è già aperta qui? Beh, è abbastanza semplice. Io apro la foto con lo strumento sposta inserito, quindi questo strumento qua in alto, e in ogni caso, se non ce l'ho, premo il tasto V e lo attivo, clicco sull'immagine, la porto verso l'altra immagine, quella nella quale lo devo inserire, tengo premuto il tasto maiuscolo e lascio andare. Qui la cosa è diversa perché mi ha aperto tutta l'immagine. Tolgo solo i livelli perché preferisco rimetterli al loro posto. Mi ha aperto tutta l'immagine e devo rimpicciolirla. Quindi CTRL T. Qua in alto ho il 100% dell'immagine. Quello che noi vediamo è il centro dell'immagine. Se io faccio CTRL 0 e vado a vedere la mia immagine a visualizzazione piena, vedo che l'immagine è questa, quella con i bordi blu. Allora io posso o lavorare da qui, e visto che l'ho posizionata al centro è molto più facile, mi posiziono lì di fianco. Controllo che questa catenella qua sia inserita, quindi sia di colore scuro, sia attivata e poi mi sposto, guardate, mi sto spostando, mi sposto fino a dove più o meno ritengo che vada bene, CTRL 0, ingrandisco l'immagine e a questo punto faccio quello che rimane in maniera manuale. Vedete? Sposto e ottengo la mia immagine. Poi la posiziono dove voglio io e sono a posto. Ok, conferma. Chiudo, salvo. Ed ecco che questa la posso chiudere, non salvo niente, eccola qua, la mia immagine è stata inserita nel posto in cui doveva essere. Terza immagine, doppio clic sull'oggetto avanzato, eccolo qui, adesso torno su Bridge, vado a prendere questa immagine e posiziona in Photoshop. La posiziono, lo faccio abbastanza velocemente. Eccola, la mia immagine è all'interno di Photoshop. Confermo e chiudo. Poi vado a prendere questa immagine qui, doppio clic, torno in Bridge e in questo caso ho già aperto l'oggetto avanzato e devo inserire all'interno questa immagine. Facciamo posiziona in Photoshop. Anche in questo caso, visto che è un file RAW, passa attraverso Camera RAW, vedete? Confermo con ok, mi ritrovo che l'immagine è entrata all'interno. La ingrandisco in questo modo, la posiziono nuovamente, questo va fatto per ogni immagine e confermo con ok. Chiudo e confermo di nuovo che non voglio fare correzioni. Ecco, qui ora ho finito di inserire tutte le immagini, l'ultima l'ho inserita come tutte le altre. Vado a chiudere la mia cartella, il mio gruppo collage e vediamo che cosa succede utilizzando i filtri. Ma prima di fare questo, vi faccio vedere una piccola cosa. Se non vi piace che l'immagine sia senza bordi, perché li ha solo all'interno ma non li ha all'esterno, possiamo crearli noi. Come si fa a fare questa cosa? Beh, è molto facile. Vado sotto immagine, dimensione quadro. Allora, qui ho una larghezza di 1080 pixel, io suppongo che più o meno un bordo così sia di 50 pixel, quindi aumento questo quadro da 1080 lo faccio diventare 1130. La stessa cosa la faccio qua, 1130. Ovviamente lascio l'ancoraggio al centro perché voglio che quei 50 pixel che sono distribuiti 25 qui e 25 qui e 25 qui e 25 qui, si espandano su tutti e quattro i lati. Confermo con ok ed ecco che il mio bordo si è allargato. Se
si è allargato ed è più o meno quello che volevo io. A questo punto devo decidere di che colore lo voglio questo bordo. Il bordo sarà bianco ovviamente, quindi mi posiziono su sfondo, ottengo il bianco e nero qui e quindi il colore di primo piano bianco, poi vado su secchiello e riempio di bianco il mio colore di sfondo. Eccolo qui. È arrivato il momento di aprire i filtri e vedere che cosa c'è. Allora, cominciamo dal primo in basso, bianco e nero. Se io clicco qua, quindi attivo l'occhietto a questo livello che è una mappa sfumature, clicco qua sopra, il mio livello diventa bianco e nero. Se qualcuno è interessato a capire le mappe sfumature, a capirle un po' meglio e a capire anche come ottenere questo bianco e nero, basta che vada a vedere il tutorial che ho creato poco tempo fa. Allora, vedete che ho creato un bel bianco e nero. Questo è tutto in automatico, è fatto per chi non sa fare nulla, ma va benissimo. Qui abbiamo invece lui l'ha chiamato texture vintage, e quindi è un colore sul blu, quindi sarà un bianco e blu, è sempre una mappa sfumature. Qua abbiamo invece un'altra cosa molto bella, abbiamo questo rosso centrale e blu ai due lati. Vedete, è molto bello, molto particolare come effetto, mi piace, è molto carino. Poi qui abbiamo contrasto elevato, nel caso le foto non fossero abbastanza contrastate. In questo caso io ovviamente i contrasti c'erano già, quindi non è il caso di aggiungerne. E poi abbiamo questo effetto l'omografia che dà questo effetto giallastro all'immagine, molto bello. Questi due effetti, gli ultimi due, sono ottenuti semplicemente con delle curve. Se noi apriamo, vediamo tutti i lavori che sono stati creati in automatico. Anzi, vi faccio vedere le curve. Vedete? Sono i tre colori, il rosso, verde e blu, che sono utilizzati in maniera diversa e creano questo effetto. Quindi io decido qual è. In questo caso mi piace questo filtro rosso e blu, quindi attivo questo. Supponiamo che su questo collage qui io voglia aggiungere un titolo. Quindi chiudo qua i filtri e mi posiziono sul livello sfondo, al quale io voglio aggiungere qua nella zona bianca un bordo un po' più alto perché voglio inserire il titolo qua. Allora vado sotto immagine di nuovo, dimensione quadro, questa volta voglio lasciare la larghezza uguale e aumentare l'altezza. Da 1130 lo faccio diventare 1230. Ovviamente voglio aggiungere solo sotto, quindi mi posiziono con l'ancoraggio qui in modo che tutto quello che aggiunge lo aggiunga o lateralmente, ma visto che non ho cambiato le dimensioni, la larghezza non varierà, o sotto in basso. Confermo con ok e guardate, qui ho il mio colore aggiunto. Il colore risente dei filtri che io posso anche togliere in questo momento, non cambia nulla, però io sono sempre sul mio livello sfondo. E con il secchiello che è ancora inserito vado a riempire di colore bianco. Vedete che i filtri non incidono sul livello sfondo, ma solo sul livello collage. Su questo livello vado a creare la mia scritta, il mio titolo. Prendo lo strumento testo, ovviamente se apro è il testo orizzontale, il primo che c'è. Mi posiziono più o meno dove voglio scrivere. Io voglio scrivere un testo che da qui va verso sinistra, quindi mi posiziono qua. E qua lui mi dice che il testo è questo, è molto grande, perché qui mi ha scritto, aspettate, cambio il colore così lo vedete. Ecco. Il testo è molto grande, a me non interessa un testo così grande, quindi vado qua sopra. Nel carattere, nella dimensione del carattere, nei punti del carattere e vado a diminuirla. Quindi lo faccio più o meno lungo come potrebbe essere. Non è una cosa definitiva, posso ancora variarlo. Lo posiziono che sia allineato con l'immagine che c'è sopra, anche qui potrò ancora correggere dopo e vado finalmente a scrivere il mio testo. Il colore che scelgo è un colore nero. E scrivo colori autunnali. Colori autunnali. È scritto in nero, è molto grande. Confermiamo e vediamo che intanto torno al mio strumento sposta col tasto V lo attivo e lo esposto la scritta. Spostare la scritta se il pannello è sotto alla cartella filtri. Mi si apre la cartella filtri e non me lo lascia spostare, quindi cosa devo fare? Prendo questo livello qua e lo porto sopra tutti gli altri. Una volta che è sopra lo sposto senza problemi, vedete? Lo sposto come voglio e vedete le guide sensibili che sono quelle
quelle guidette viola che sono usciti e la scritta 23 pixel sono quelle che mi servono per sistemare l'immagine. Posso anche farlo salire con le frecce, vedete, è molto semplice con le freccette. Allora, lo seleziono ancora una volta, doppio clic sul livello del testo e vado a diminuire un po' la dimensione. Quindi mi posiziono qua dove sulla T di testo, dove c'è la dimensione di questo testo, vedete che la manina cambia forma e diventa un dito con due freccette e mi sposto in modo da ridurre. Mi sposto verso sinistra in modo da ridurre un pochettino la scritta perché mi sembra particolarmente grande. Vediamo un po'. 20 punti mi sembra che vada bene. Confermo con ok. Allora, a questo punto però direi che il colore nero non mi piace, quindi clicco di nuovo due volte sul livello e cambio il colore di questa scritta. Vado a prendere un colore che potrebbe essere un colore come questo, ad esempio. Ok, che è un colore molto chiaro, confermo e vedete che ho utilizzato un colore chiarissimo. Però se io prendo questo livello qui, colori autunnali, e lo sposto sotto i filtri, vedete che ha preso le tonalità di rosso e viola che ci sono in tutta l'immagine. Ho ricalcato le tonalità dell'immagine anche nel titolo e l'ho fatto in maniera molto semplice. Se io andassi invece a cambiare qui, ad esempio, anziché questo uso l'omografia, incide anche qua, ma molto meno, per cui dipende sempre da cosa state utilizzando. A me piace questa serie di colori e quindi direi che va bene così. Ultima cosa che potrei fare a questo livello qui, posso creare un bordino, una traccia tutto attorno, quindi vado qua su traccia. Crea una traccia minuscola perché vedete quando è grande mi ha addirittura fatto sparire la scritta, un pixel è troppo poco e poi bianco non si vede, quindi vado a creare un altro colore che abbia a che vedere con quello, facciamolo più scuro, tipo un viola. Ecco, vedete che con due pixel sono già più che sufficienti per creare un bordino attorno alla mia scritta. Quindi abbiamo inserito una traccia, abbiamo cambiato il colore prima in maniera normale facendo doppio clic qui e cambiando il colore da questo punto qua e poi inserendola sotto i filtri questo colore ha preso il colore che avevamo inserito, ha preso anche il colore che è stato determinato già nei filtri. Se io tolgo la spunta, l'occhietto a filtri, il mio colore qui diventa con i due colori che originariamente erano stati utilizzati, un blu scuro e un violetto che era stato preso nell'immagine di prima. Direi che così l'immagine è molto gradevole e molto intonata, sia la scritta che tutte le immagini che ci sono all'interno si amalgamano bene l'una con l'altra. Abbiamo creato un collage carino che possiamo pubblicare su internet, su Facebook con le nostre immagini. Spero che questo tutorial ti sia stato utile. Se ti è piaciuto, lasciami un like. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi. Se non sei ancora iscritto al mio canale, ricordati di farlo e di attivare la campanellina per essere avvisato dell'uscita dei prossimi video. Seguimi anche su Facebook e visita il mio sito. Grazie e a presto.